Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Antonio, ci sei? Sì. Vuoi iniziare tu? Antonio Guido del Corriere dello Sport. Sì, Fortuny, non si sente un po' calciatore cresciuto dell'Inter, poi va a giocare con un milanista Gattuso? Ma no, no, traditore assolutamente, anzi sono felice che il mister mi abbia voluto, cercato, e sono contentissimo di essere qua con lui. Ma è stata una partenza, poi dopo in futuro non so, però adesso sono a Palermo con i compagni e con il mister e sono contento di essere qua. Non ha creduto molto in me, no? No, ma si ricrederà, spero. Gazzetta dello Sport, imparato? No, volevo chiedere se tu l'avrei capito, dal fatto che all'inizio è una bella scommessa questa del Palermo, cioè una squadra ambiziosa, città ambiziosa, retrocessa, che prende un allenatore che parte adesso, grandissimo giocatore, parte adesso. Cosa ti fa di pensare nella situazione del genere? Cose belle e rischi eventuali di una cosa del genere? Ma io penso che il mister, anche se è la prima panchina, diciamo che ha fatto tante di quelle presenze tra Serie A e Champions League, che non avrà problemi a mettere la sua esperienza in campo come allenatore. Quindi penso che sia una scommessa, ma il mister abbia tutte le caratteristiche per fare bene a Palermo. Le mie caratteristiche principali sono corsa, temperamento, recupero palloni, poi in fase offensiva il tiro da lontano, qualche inserimento, comunque diciamo il tipico mediano. Poi l'accoglienza dei compagni è stata bella, poi ho visto un bel gruppo, qualcuno già lo conoscevo, quindi sono contentissimo. Bene. Parlavamo appunto dei compagni, Troia Mello, c'è cioè un terzo compagno della Frosinone Siena, ma anche Perinetti, Elementi comunque ottenuto una promozione in Serie A per Siena, è anche di buon auspicio. Beh, quello sicuramente. Gennaro, questo è il quarto anno che ci gioco insieme, quindi è il compagno con cui ho giocato di più. Claudio Terzi, anche lui, ci ho giocato, questo qui è il terzo anno, quindi mi ha fatto piacere ritrovarli, mi ha fatto molto piacere ritrovare il direttore e penso sia proprio di buon auspicio questo riunirsi. Corriere? Ha detto voi e Balzoni, giocatori diversi o uguali? No, penso diversi. Ngoi ancora non lo conosco, però comunque io e Barreto siamo molto diversi. Però penso che lì in mezzo ci sia bisogno un po' di tutto, sia di qualità che di quantità. Quindi ci amalgameremo molto bene. Senti, con giocatori davanti come Dybala, Di Gennaro, Seranovic, lo pensi ad attaccare la zona offensiva? Credo forse ci sarà bisogno di fare legna e di qualità. Sì, poi con Dybala c'è poco da inventare, no? sì, poi vabbè, infatti noi è quello che dobbiamo fare, recuperare il pallone e giocarlo là davanti, poi là davanti se la vedono loro. Noi dobbiamo correre, recuperare i palloni e cercare di aiutare la difesa soprattutto. Dovrei frenarti, visto le tue caratteristiche, tu sei un po' più portato alla regina. Ma sì, diciamo che dipende anche con chi gioco, però sì, mi piace andare avanti, mi piace farmi dare il pallone, però penso che riuscirò a trovarmi bene anche con gli altri compagni. Ultima cosa, perlomeno per me, ti volevo chiedere, tu hai campionato la Serie B, anche in Serie B, come si vincono i campionati di Serie B? Cioè, dal lato dell'esperienza, andare a farsi parte, tutto, combattere, ricordando di quello che hai visto, qual è stato l'elemento che ha fatto vincere un altro di Serie B e che Serie B sarà quest'anno? Perché arrivano molte provinciali, tante B non ci sono più, tante di Attavi, senza un poi, a Carpi. Può essere un condizionamento del risultato finale per il Gran Premio o
Secondo me per vincere un campionato di Serie B soprattutto ci vuole la continuità, visto le tante partite, quindi concentrazione e voglia di non mollare mai, perché poi senza nulla togliere le altre squadre, noi come qualità non penso che saremo inferiori a molti, quindi il problema nostro non sarà quello, sarà la voglia di tutti, del gruppo, di dare costanza ai risultati. Altre domande? Sì, Danilo. Su quello dobbiamo essere intelligenti noi a giocare ogni partita come se giocassimo contro la squadra più forte della Serie A, ma penso che possa essere per noi una motivazione far vedere agli altri che noi siamo la corazzata della Serie B. Bobby. Ma lo spero, io adesso penso al Palermo, certo fa piacere pensare di poter arrivare a nazionale, io adesso penso al Palermo, voglio far vedere che questa squadra è da Serie A, che io sono da Serie A e poi dopo quello si vedrà. No, secondo me ci può aiutare perché andiamo subito a incontrare delle squadre toste, quindi possiamo subito capire a che livello di preparazione siamo. Poi vabbè, come hai detto te, vanno incontrate tutte, però l'inizio penso sia quello giusto. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.